Un quarantenne di Sala Consilina è stato arrestato in quanto accusato di estorsione aggravata continuata e istigazione al suicidio. Il provvedimento cautelare è stato emesso in seguito a una complessa attività di indagine diretta dalla Procura di Modena, avviata il 23 giugno del 2023, in seguito al ritrovamento del cadavere di un cinquantenne residente in provincia di Modena, che si era tolto la vita impiccandosi in casa sua. L'uomo, prima di suicidarsi, aveva redatto un manoscritto con il quale, disperato, aveva denunciato di essere stato vittima di un ricatto da parte di due persone che non conosceva e che lo avevano ripetutamente costretto a versare somme di denaro, minacciandolo di diffondere immagini sessuali esplicite che lo avrebbero ritratto in momenti di autoerotismo registrati attraverso la condivisione della telecamera del proprio cellulare durante la visione di un video dal contenuto pornografico. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina e quelli di Modena hanno quindi identificato gli indagati e sono riusciti a ricostruire il movimento del denaro con importi, tempi e modalità di versamento da parte della vittima. In seguito alle prove acquisite, anche attraverso delle intercettazioni, la procura ha disposto la perquisizione locale e personale degli indagati nello scorso dicembre. Le continue richieste estorsive hanno spinto il cinquantenne, che già aveva prospettato agli indagati i suoi propositi di togliersi la vita, non avendo più denaro per pagarli, a togliersi appunto la propria vita, a suicidarsi, dopo averli supplicati di interrompere il ricatto e le minacce di divulgazione delle immagini che lo ritraevano. La procura ha chiesto la misura cautelare della custodia in carcere, oltre che per il reato di estorsione continuata, anche per quello di istigazione al suicidio per il quarantenne di Sala Consilina. È ancora in corso l'azione per rintracciare il suo socio, un 26enne della provincia di Modena.